E buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi vi do l'anticipazione che andremo a parlare dei nuovi modelli di Casa Rockride per la stagione 2022, perché sono stati presentati settimana scorsa in Spagna e ora li andremo a vedere in anteprima assieme. Però prima di iniziare il video, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E per un video bomba come questo, penso che sia il minimo iscrivervi al canale. Andiamo subito col vedere il primo modello che è stato presentato. Il nome sarà 740, molto probabilmente si chiamerà Rockrider 740. Di colore celeste, molto carino da vedere. Il telaio sarà in carbonio. Come notiamo già da questo modello, ma che in tutti i prossimi che andremo a vedere, è cambiato il font della scritta Rockrider. È già qualche giorno che lo sto vedendo dalla presentazione che c'è stata e secondo me ci sta veramente molto bene. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate? Questa sarà la bicicletta front di Rockrider che aprirà il catalogo delle biciclette in carbonio. Il telaio, come lo vediamo, è stato ridisegnato. Troviamo un cambio SRAM GX, una forcella RockShox Recon, le ruote sono le Sunringle Duroc e di base troviamo un Vittoria Bartol anteriore e un Vittoria Mezcal posteriore. Secondo me, devo dire, una scelta molto azzeccata di copertoni che sono stati montati su questo modello di bici. In poche parole, questo modello si collocherà tra il 500 che troviamo adesso e ci sarà anche il prossimo anno e la 900 che c'è adesso e che ci sarà anche il prossimo anno. Il prezzo della Rockrider 740 sarà all'incirca 1600 euro e le biciclette usciranno all'incirca nella primavera 2022, ma andiamo a vedere cosa è stato cambiato anche nel modello 900. Anche lui è stato ridisegnato, troviamo un telaio nuovo, a primo impatto devo dire molto bello. Dopo andremo a vedere tutte le configurazioni che sono state fatte, perché rispetto ad adesso che la troviamo in una sola configurazione e nel tempo ci sono stati due modelli in edizione limitata, in questo caso troviamo 5 modelli addirittura. Andiamo subito col vedere il modello, quello basico. Il telaio è quindi stato ridisegnato, l'abbiamo visto anche utilizzare da tutti i componenti del team Rockrider durante questa stagione, da Milton Ramos a Lucas Dubois, che l'ha utilizzata anche in qualche prova di Coppa del Mondo. Troviamo tutti i cavi che sono stati integrati all'interno del telaio, difatti la pecca del telaio vecchio era proprio questa, i cavi esterni, soprattutto quello del freno, perché era l'unico che trovavamo fuori. Troviamo una pellicola di protezione del telaio di 3 mm sia nella parte alta del telaio, quindi quando andiamo a girare il manubrio e andiamo a battere con le manopole per andare a proteggerlo, ma andare anche a proteggerlo dalle cadute, e la stessa pellicola di protezione la troviamo vicino al cambio che protegge il telaio. Questo tipo di pellicola è stata presa dall'industria automobilistica. Nella parte bassa del telaio è stato fatto uno scompartimento apposito per andare a posizionare una camera d'aria da portarci in giro in bicicletta. Difatti, si può notare bene che nel telaio c'è un piccolo scavo per andare a mettere lo scotch, poi per andare a mettere la camera. In questo caso la troviamo con un gruppo SRAM GX e una forcella RockShox Reba. Le ruote che sono state montate in questo modello sono le Mavic Crossmax, quindi come il modello che troviamo attualmente, ma è il modello di Mavic Crossmax nuovo che pesa 150 grammi in meno rispetto al modello attuale. Questo è il modello più economico e l'alternativa la troviamo con il gruppo SRAM GX. AXS però, quindi il gruppo elettronico di casa SRAM, cambio wireless di fascia più bassa con le ruote Reynolds in carbonio con canale da 28 o 30. Scusate, non si era ben capita la presentazione siccome era in spagnolo. La Rockrider 900 più economica, che la troviamo con le Mavic Crossmax e il gruppo SRAM GX meccanico, sarà di un prezzo all'incirca di 2200 euro. L'alternativa con cambio SRAM GX wireless e le ruote Reynolds in carbonio la troveremo all'incirca su un prezzo di 3200 euro. Possiamo decidere anche due alternative, quindi di tenere le ruote Mavic Crossmax in alluminio e andare a montare il cambio SRAM GX wireless, oppure il contrario, teniamo il cambio SRAM GX meccanico e le ruote Reynolds in carbonio. Queste due alternative le dovremo trovare ad un prezzo di 2700 euro. Anche questo modello ovviamente lo troveremo in primavera 2022.
quindi non aspettiamo subito questi modelli. Prima di andare a vedere l'ultimo modello front, andiamo a vedere la nuova full, perché anche qua troviamo delle novità, soprattutto novità importantissima che nel modello vecchio non c'era: il carro posteriore in carbonio, il modello posteriore invece era in alluminio. Anche qua questa bicicletta l'abbiamo vista in qualche gara utilizzata da Milton Ramos, ha utilizzato dei prototipi che sono stati fatti, quindi non si era ben capito come sarebbe stata ufficialmente. Vediamo finalmente dei cavi interni, anche qua però non tutti, perché purtroppo vediamo il cavo del freno posteriore esterno, ma il cavo del cambio invece lo vediamo integrato al telaio. Novità importantissima di questo modello di bicicletta, troviamo una forcella RockShox SID, sia all'anteriore che al posteriore. Il cambio anche qua è SRAM GX e tutte le componentistiche, quindi sia di cambio che di ruote, sono rimaste invariate tra il modello front e il modello full. Quindi la troviamo di base con un SRAM GX meccanico delle Mavic Crossmax in alluminio, con un prezzo di partenza di circa 2400-2500 euro, con l'alternativa ruote Reynolds e il cambio SRAM GX AXS. Si arriva ad un massimo di 3400-3500 euro per la versione con il cambio wireless e le ruote in carbonio. E anche su questo modello ci dovrebbe essere l'alternativa di scegliere tra che cambio montare, quindi se GX meccanico o elettronico, e ruote o alluminio o ruote carbonio. Il peso del telaio di questa bicicletta full è di circa 1,9 kg e il peso totale della bicicletta montata con le ruote Crossmax in alluminio e il cambio GX meccanico è di all'incirca 12,6 kg senza pedali. Quindi se andiamo a prendere l'allestimento con SRAM GX AXS, ruote Reynolds, abbiamo per una bicicletta full un bel peso, quindi molto leggero. Come prima impressione devo dirvi che il modello mi è piaciuto, peccato per quel cavo che si vede esterno, ma questo è anche dovuto dalla colorazione che in questo caso è bianca. I colori che vediamo in questa presentazione non penso siano poi i colori ufficiali che andremo a vedere nel mercato, e comunque devo dire che mi sono piaciute. E ora andiamo a vedere l'ultimo modello, modello front top di gamma, quindi sarà sempre il modello 900, non so se cambierà il nome, magari con 920 o 940. La troviamo in questa bellissima colorazione nera con tutti i dettagli oro, e dico proprio tutti perché anche il cambio che è stato montato è uno SRAM XX1 AXS, quindi il cambio top di gamma di casa SRAM in colorazione gold, che su questo telaio con le scritte oro ci sta veramente molto bene. La forcella che è stata montata in questo caso è una RockShox SID Ultimate, quindi anche qua il modello top di gamma di casa RockShox, la forcella anche che hanno più leggera. Il telaio è praticamente lo stesso che abbiamo visto prima nella 900, con i particolari che sono stati montati diversi, e ovviamente le ruote che troviamo sono le Reynolds in carbonio che abbiamo visto prima. Possiamo anche notare un manubrio diverso, perché è un manubrio in carbonio. Nella bicicletta che hanno presentato è largo 760 con un peso di 120 grammi all'incirca, con dei freni finalmente non SRAM Level ma con dei freni Domination. Speriamo di trovarli veramente poi in commercio su questa bicicletta, perché sono freni leggeri e potenti e rimpiazzerebbero di gran lunga i SRAM Level, e con tutto l'allestimento che è stato fatto su questo modello direi che sono perfetti. Il peso all'incirca di questo modello di bicicletta montato così è di 9,5 kg all'incirca. Tutti i pesi sono stati fatti con le camere d'aria, quindi sia di questo modello che è 9,5 kg, poi andandolo a montare tubeless ci avviciniamo ai 9 kg. Come tutti gli altri modelli che abbiamo visto, riusciamo ad abbassare qualche etto. E andiamo a vedere subito il prezzo di questa bici top di gamma di casa Rockrider, che si aggirerà all'incirca sui 3.900-4.000 euro, che per come è allestita devo dire che si sono tenuti anche bassi. E questi saranno i modelli in anteprima di Rockrider per il 2022. Sinceramente a me sono piaciuti moltissimo e non vedo l'ora di vederli e provarli. Commentate qui sotto nei commenti qual è il modello che vi è piaciuto di più, cosa vi aspettavate nelle nuove biciclette di Rockrider, e speriamo di vederle presto. E se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina. Se lo fate,
siete dei grandi e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.